Una mattina ricca di idee e proposte, quella dello scorso weekend, nell'aula magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario Nisseno. L'incontro dal titolo Il sistema economico italiano prima e dopo le emergenze, attuazione di politiche attive e passive a sostegno dell'occupazione, è stata l'occasione per ascoltare il punto di vista di esperti del settore, sindacati, rappresentanti del mondo delle banche e della politica, ma anche le testimonianze di alcuni imprenditori che hanno raccontato le esperienze vissute durante la pandemia e le conseguenze che hanno subito dal punto di vista economico, ma anche l'intuizione che alcuni di loro hanno avuto nel reinventare le proprie attività rispondendo alle esigenze del mercato. Il convegno moderato dal giornalista Lino Lacagnina è nato da un'idea dell'avvocato Lidia Licata. Il nostro territorio, che è un territorio di eccellenze, ritengo io, e di linfe che possono dare tantissimo, è stato martoriato e smantellato. Tranne alcune piccole realtà imprenditoriali, hanno trovato linfa durante il periodo pandemico. Mi riferisco all'attività commerciale, all'attività farmaceutica, all'attività dell'elettronica, ma tante altre sono rimaste, diciamo, in una situazione più all'oscuro. Quindi è rimasto quel ruolo atavico che si riconosce sempre all'imprenditore, che è costretto soltanto dalla pressione fiscale. L'esigenza è quella di, attraverso il dialogo e l'ascolto, di questo convegno, che possa emergere un obiettivo comune, e quindi da questo obiettivo comune che parta dal territorio e dalla comunità fino ad arrivare allo Stato e alle istituzioni. Finalmente che ci sia una voce che ci possa ascoltare, non soltanto un convegno che si limita a dire delle cose e nient'altro, ma che abbia dei contenuti e degli obiettivi soprattutto, che sia una speranza creatrice, quindi di qualcosa che possa, ad esempio, che so, possiamo brandizzare quello che sono i nostri prodotti o le nostre eccellenze che nel settore dell'oreficeria oppure nell'edilizia stessa, perché ci sono persone, o nell'artigianato, non soltanto l'etnogastronomia, ma che ci siano altre realtà che vengono considerate. L'iniziativa è stata abbracciata dal Consorzio Universitario Nisseno e Federalberghi. Il convegno di oggi è un convegno di grande importanza sociale ed economica. Il consorzio è partner perché ha offerto l'aula per tutti i relatori di grande prestigio che ci daranno lumi su come potrà essere l'economia domani, che è stata devastata con questo lungo periodo pandemico e al quale purtroppo si è anche unita la guerra. L'avvocato Lidia Licata, che ha organizzato questo convegno con grande perseveranza, con grande impegno e con un'ampia volontà. Speriamo, e sicuramente le idee di ognuno potranno essere fautrici di una rinascita del tessuto economico che obiettivamente è stato mortificato in questi 2 anni di lunga pandemia.